L'idea di portarla a Napoli, così come è stata portata anche a Palermo, è quella di far conoscere soprattutto al Meridione una pagina della nostra storia che è poco conosciuta in tutta Italia, ma ancor meno conosciuta nel Meridione, sebbene il Meridione e soprattutto la Campania abbia pagato un alto tributo di sangue per queste vicende. Quindi è giusto che anche i napoletani, diciamo i campani, i meridionali, che conoscano la loro storia, che è la nostra storia. Fotografie, documenti, narrazioni orali, schede storiche e videofilmati per far conoscere una pagina importante della storia italiana come è quella dei crimini nazifascisti, in Italia e all'estero, sulla popolazione civile e sui militari italiani, nell'imminenza e dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943. Resterà aperta fino al 19 marzo al Palazzo delle Arti di Napoli la mostra itinerante dal titolo Nonostante il lungo tempo trascorso, organizzata dallo Stato Maggiore della Difesa e dalla Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica per raccontare crimini di guerra, deportazioni e i processi celebrati nei tribunali militari italiani contro i crimini di guerra tedeschi fino al 2013. Abbiamo voluto questa mostra a Napoli soprattutto nel 2023, che sono gli 80 anni delle quattro giornate, proprio per ricordare, per portare la memoria delle tante stragi sia civili che militari che si sono state compiute dai nazifascisti. E questa è una mostra che è rivolta alle scuole, rivolta ai giovani, per rafforzare la memoria e far capire alle nuove generazioni quanti sacrifici sono stati realizzati per costruire la democrazia in Italia. Quindi per questo il Comune ha sostenuto e ospitato questa mostra, che è una tappa importante, che anche in questo momento, che è un momento particolare per l'Europa, dove con la guerra ai confini orientali noi riascoltiamo e rivediamo scene che abbiamo vissuto, di tante stragi, di tanti crimini di guerra che noi abbiamo vissuto in maniera così triste nelle nostre città e nella nostra regione.